Adesso vediamo come dai dati sperimentali noi ricostruiamo o interpoliamo le figure di possibilità pluviometriche. In particolare useremo tre metodi di adattamento dei parametri. Il primo metodo che usiamo si chiama metodo dei momenti. Poi useremo anche un altro metodo che si chiama metodo di quadrati, che nella sostanza voi conoscete già, e useremo un terzo metodo che si chiama metodo della massima verosimiglianza. Cioè, questo per comunicare il concetto che in realtà adattare una curva in generale, non solo una curva di probabilità, ai dati si può fare in tanti modi. E adottando modi diversi si otterranno evidentemente dei risultati che dovranno essere necessariamente simili, e se fossero diversi tra di loro ce ne dovremmo preoccupare. Però sono sì simili, ma essendo anche un po' diversi dovremmo poi scegliere quali delle coppie, per esempio in questo caso otterremo tre coppie di parametri, dovremmo utilizzare per il nostro, per il nostro sistema. Allora abbiamo una serie di dati H1 ed HN che sono le nostre altezze di precipitazione che si riferiscono nel nostro caso ad una sola durata. Sì, io vi parlo di altezze di precipitazione e di durate, però la procedura è assolutamente generale, quindi la potete applicare a qualsiasi altro insieme di dati. Il metodo dei momenti consiste nell'uguagliare i momenti del campione con i momenti della popolazione. Per esempio sulla lavagna, lì vedete disegnate, scritte la media e la varianza di una distribuzione F. Quelli lì sono i momenti della popolazione, cioè i momenti teorici di una popolazione di dati che sono distribuiti secondo la curva F di X. Giallo e rosso sulla lavagna alla vostra destra. Invece voi avete un campione di dati H1 e HN, potete calcolare la media empirica, la somma dei dati diviso il numero dei dati, o la varianza empirica, la somma delle differenze tra il valore dei dati e la media elevati al quadrato diviso, se la stima è unbiased, corretta, diviso N-1. I momenti del campione li chiamiamo mu al quadrato, e secondo una nomenclatura che vi è solita, come sigma quadro, dove sigma si chiama deviazione standard. In generale possiamo avere un momento, potremmo definire momento chiesimo, per esempio quando vi ho fatto quella breve introduzione, più che altro ripasso sulla statistica, vi ho parlato di skewness e kurtosis, coefficiente di forma e coefficiente di avvertimento in italiano, cioè un momento terzo centrato e un momento quarto centrato dai dati. Anche questi hanno la loro rappresentazione nelle curve che voi vedete, e questa è effettivamente la definizione di momento. In alto vedete appunto il valore atteso e sotto vedete il momento non centrato chiesimo, centrato chiesimo. In realtà nella definizione, per esempio, di skewness e di kurtosis compaiono spesso dei coefficienti di normalizzazione opportuni, ma questi sono dettagli. Nella curva di Gumbel noi abbiamo due parametri, A e B. Quindi dovremmo due parametri, due incognite, in qualche modo dovremmo avere due equazioni per determinare i valori di A e B, per avere la speranza di determinare i valori di A e B, perché non è detto che noi costruiamo un sistema lineare e non è detto che il sistema comunque in ogni caso abbia delle soluzioni. Sperabilmente sì, in questo caso. Quindi dovremmo considerare due momenti, il primo e il secondo momento, nel caso della distribuzione di Gumbel.
curve. Se avessimo una distribuzione triparametrica, dovremmo considerare tre momenti. Dopo, sulla robustezza di queste stime si potrebbero fare varie considerazioni, in effetti sono state fatte nel corso della storia, ma noi no, non le ripetiamo. Il metodo dei momenti, dunque, dal nostro punto di vista, in che cosa consiste? Consiste, appunto, abbiamo detto, nell'eguagliare i momenti della popolazione con i momenti del campione, ed è il sistema di equazioni che avete scritto in alto. A destra vedete i momenti del campione, dei numeri. A sinistra avete i momenti della popolazione, una formula, funzione di A e B, dei parametri. Sotto vedete la stessa equazione, però dove ho rappresentato che cosa? Il valore del valore, la formula del valore atteso dell'equazione di Wumbel e la formula del valore atteso della varianza. Quindi questa è l'equazione che noi dovremmo risolvere. È un'equazione che in teoria non è lineare, ma qua è banalmente, diciamo, non lineare, facile da risolvere. Da questa si ricava B, di cui si tiene solo il valore positivo perché B deve essere positivo. Lo si sostituisce qui dentro e si ricava A, perché vi ricordo che μH e sigma quadro H sono dei valori numerici che noi abbiamo ottenuti dal nostro campione. Quindi dietro il metodo dei momenti non c'è null'altro che questo, ed è molto semplice da applicare.